il debito dei DS, no. I DS, quando sono passati al PD, hanno chiuso tutte le loro pendenze. Abbiamo venduto una cosa importante che ci avevamo loro e abbiamo chiuso. Quindi i DS hanno consegnato al PD un partito che non aveva detto una pendenza. Se che tutta la fondazione ha risolto tutto, quindi il partito da zero. Non come il PDS che si è caricato i debiti dei DS, del PC, i DS che sono caricati i debiti del PDS, cioè i DS hanno chiuso lasciando, non lasciando pendenze. Le uniche pendenze erano queste, diciamo, mutui immobiliari che erano gravavano su alcune serie che avevano comprato negli anni, compresa questa, che peraltro sono andate tutte a buon fine. Quella più vantaggiosa. Più in modo così grande e che ha bisogno di interventi importanti, ovviamente avremmo realizzato una cifra molto bassa, come ci è stata offerta. In maniera frazionata è più facile ottenere un importo migliore. Giacomo Leonelli, la scorsa settimana, mi ha chiesto: quando hai in mano l'ultimo lotto di questo frazionamento, me lo dai in opzione al PD? Sì, questo è il... Questo ha ricordato anche lui. Sì. No, ma qua, con Giacomo poi dice, facciamo da 30 anni. E io gliel'ho messo nero su bianco. Ho detto, l'ultimo pezzo, prima di venderlo, ti dico, ora si tratta di 200 metri, vale X, a parità di condizioni, se lo prendi tu, non c'ho nessun problema, perché mai ci mancherebbe altro. Questa è la trafila vocale che è scritta la scorsa settimana, che Giacomo ha riportato con correttezza. Cioè, del gruppo originario, sia del consiglio di indirizzo, sia del consiglio di amministrazione, qualcuno non è nemmeno più nel PD. Cioè, penso per esempio che nei primi consigli di amministrazione c'è stato Fabio Luca di Castello del Lago, che addirittura oggi non è più nel PD. C'è stato una divisione, per cui è vero, un pezzo dei membri del consiglio di indirizzo e alcuni del consiglio di amministrazione oggi non sono più nel PD, però fino a prova contraria io sono nel PD, Marco Locchi è nel PD, Raffaello Carbuono è nel PD, quindi dire che dietro c'è una manovra del Piero Liberi Uguali significa in qualche modo sostenere che noi, che siamo del PD, anzi io voglio dire anche della sua fondazione in Umbria, che siamo nel PD, cioè o siamo degli sciocchi o siamo delle quinte colonne che operiamo per il nemico. Cioè immaginare solo una cosa del genere, no? Cioè, o siamo degli sciocchi in mano a quelli dell'Piero, io cioè, può darsi che hanno uno rimpoglionisco, ma ancora io non ci sono arrivato a questa condizione, ancora riesco a giocare a burlato, vero? Quindi vuol dire che ancora c'è il cervello, il cervello funziona, perché se non